Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Questa mattina, durante la scossa di terremoto che è avvenuta alle 7:40, 7:45 circa, come potete vedere dal mio telefonino, io stavo facendo la solita analisi cerebrale che effettuo tutte le mattine di routine per vedere se hanno manipolato determinate frequenze cerebrali all'interno dei miei centri nervosi centrali, perché noi veniamo collegati a una macchina che ci crea sincronici al sistema deviato che opera attraverso le frequenze radioelettriche, ci fa diventare dei telepati, persone che sono uditori di voci e poi ci fanno diventare delle anime artificiali, frequenze trovate da me, l'anima artificiale, siamo tutti animoidi. Questo sistema crea una deviazione delle frequenze primarie del cervello e ci fa interagire con tutti i campi elettromagnetici ed elettrici che ci circondano e lì possiamo essere definiti elettrosensibili. Guardate che cosa succede al mio cervello durante la scossa di terremoto, come si modificano tutti i miei parametri cerebrali e come vengono amplificate ed alterate le mie frequenze del cervello. Penso che questa testimonianza sia una delle poche testimonianze, forse a livello mondiale, effettuate con un elettroencefalografo in analisi continua mentre avveniva la scossa di terremoto. Guardate, dopo la scossa di terremoto che cosa è successo? Sono saltati tutti i miei parametri cerebrali, sono aumentate tutte le mie frequenze con iperattività neurale, iperattività psicofisica e quasi alla premonizione della seconda frequenza beta del cervello. Tutto questo dopo il terremoto. Molte vittime del controllo neurale mi hanno contattato e hanno detto che durante le scosse del terremoto e dopo le scosse del terremoto hanno avuto mal di testa, bruciori, attacchi, fitte fortissime nei polmoni e nel cervello, intontimento, mal di testa fortissime e tanto altro. Un saluto a tutti gli amici di Emiliano Babilonia. Voglio ricordare a tutti vittime del controllo neurale @gmail.com.